Buongiorno da Roma. Polesine chiama Messico. Un grande evento, un pellegrinaggio mariano a Roma per l'intronizzazione della Madonna di San Juan de los Lagos nella chiesa di Santa Maria della Luce in Trastevere. Il pellegrinaggio aveva lo scopo di intronizzare la statua della miracolosa Madonna di San Juan de los Lagos proveniente dal Messico e chiedere alla Vergine di intercedere per aiutare i pescatori del Delta a superare l'attuale grave crisi. La comitiva, arrivata a Roma in pullman con l'organizzazione di Fulvia Tour, è stata accolta con tutti gli onori dalla comunità latinoamericana di Roma. Tra le figure di spicco, Sua Eccellenza l'Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede, Alberto Medardo Barranco Cavarria, Guillermo Ortega, Pedro Barragán, sempre dell'Ambasciata, e Padre Gerardo García Ponce, cappellano della comunità latinoamericana di Roma. La cerimonia di intronizzazione è stata impreziosita dall'esibizione del prestigioso coro San Francesco di Taglio di Po, diretto dal maestro Marinella Smidal. Questo scambio di culture fra Messico e la nostra terra polesana è già la seconda volta che si verifica, perché prima abbiamo fatto un gemellaggio con il gruppo dell'Università di Monterrey e questo è successo a Papozze 2 anni fa, e adesso ci troviamo qui con questo nuovo gruppo Danzarte e soprattutto con questo bellissimo progetto di portare la Virgen di San Juan in giro per tutta Italia, e quindi sono molto onorata di aver preso parte a questa cosa, anche perché insomma abbiamo portato le nostre musiche, frutto della collaborazione di artisti polesani e anche di artisti messicani, e quindi la cosa è molto, molto bella e positiva. Ecco, stavo scoprendo le immagini del vostro ensemble. In quante siete nel vostro gruppo? E siamo in 18. 18 uomini persone, e donne. Fra uomini e donne, sì, qualcuno oggi non è venuto perché insomma il viaggio di Roma era un po' impegnativo, però insomma 18. E abbiamo anche, ci avvaliamo della collaborazione della flautista Paola Bellettato di Adria. Ecco, voi avete stupito gli amici messicani, naturalmente c'è stato anche uno scambio di doni. Qual è stato il momento più emozionante di questo incontro, ma soprattutto anche di questa, chiamiamola gita, ma anche pellegrinaggio, forse il termine giusto, a Roma? Beh, indubbiamente parli per quanto riguarda la nostra esecuzione, il nostro momento canoro. Allora, l'Ave Maria di Gomez secondo me è stato il momento più emozionante ed è un canto che già da diverso tempo noi eseguiamo e che portiamo proprio nel cuore, però tutta l'esperienza in sé è stata molto bella. Un altro momento di significativo dell'incontro è stata la presenza di Fatima Guzmán de Anda e suo padre Francisco, legati al Polesine perché nel 2012 sono stati loro a portare la prima immagine della Madonna di San Juan. Una esperienza che rimarrà sempre nel cuore. Polesine chiama Messico, un'associazione culturale che vede Giancarlo Checchinato come promotore, costituita nel 2021 a Panarella e presieduta dal parroco Don Massimo Barison. L'evento ha coinciso anche con la giornata del bambino, culminando con un incontro emozionante in piazza San Pietro, dove migliaia di bambini e ragazzi si sono riuniti per celebrare insieme il Santo Padre. Un grande evento dove proprio posso dire c'ero anch'io, perché credo che chi oggi non è qui con noi non ha avuto la possibilità e la fortuna di vivere delle emozioni giganti, delle condizione anche psicologica qui a 50 metri dal Santo Padre ad assistere alla Santa Messa, e credo che sia un privilegio riservato a pochi, quindi mi considero un eletto, una persona che ha dedicato tanto impegno perché questa iniziativa andasse a buon fine. Guglielmo Ortegas, che è il portavoce dell'ambasciatore del Messico con il Vaticano, che esperienza è stata ieri con l'incontro con il nostro coro, con Giancarlo, e che esperienza sarà oggi? Oggi è una esperienza unica perché è la prima volta nella storia della Chiesa che il Papa riunisce tutti i bambini del mondo, quindi è una bella, bella esperienza. Siamo molto contenti di avere qui anche il gruppo di Rovigo, il gruppo del Messico. Diciamo che è una bellissima giornata.